Una educazione troppo rigida fa crescere i figli ribelli. In questo video di oggi vengo a descrivere una realtà che di fatto reputo come tale per quanto riguarda l'educazione che i genitori vanno a dare ai propri figli. Prima di venire al dunque, prima di venire al nocciolo della questione che ho intenzione di affrontare diffusamente in questo video odierno, quindi di oggi, voglio descrivere che cosa è l'educazione. Non è altro che tutta una serie di norme, di regole che vengono date, impartite ai propri figli al fine di farli crescere. L'educazione in genere è buona, l'educazione in genere è efficace, l'educazione in genere va a, per così dire, rapportarsi, o meglio, a dare quel senso di far capire ai figli cosa è corretto fare, cosa è invece sbagliato e cosa non bisogna andare a fare, a svolgere. E sono convinto, e lo dico senza falsa retorica, che una educazione, quindi un bagaglio di norme impartito ai propri figli troppo rigido, li farà crescere in maniera ribelle. Questo significa, concretamente parlando, che i figli o le figlie, nel momento in cui ricevono un'educazione molto ferrea, molto rigida, ecco che non faranno come quei genitori vogliono che essi facciano, proprio perché avranno ricevuto talmente tanti no, talmente tanti rifiuti, che faranno come caspita vogliono loro, cioè come caspita vogliono i figli stessi. Caso concreto, caso pratico, per farvi capire come stanno le cose. Concretamente parlando, abbiamo dei genitori e abbiamo per esempio un figlio di nome Giacomo. Questo figlio di nome Giacomo cresce da una famiglia benestante, ma da una famiglia che sì, dal punto di vista economico ha i soldi, ma che impone attraverso l'educazione sempre dei no, dei paletti al figlio Giacomo. Il figlio Giacomo, quando per esempio chiede a mamma e papà: mamma, papà, mi comprate questo? Loro rispondono no. Oppure: posso andare alla festa di compleanno di due amici miei? No, risposta categorica dei genitori: no, non puoi andare, Giacomo. Oppure: posso andare a Luna Park, mamma e papà? No, non ci puoi andare. Posso fare questo, mamma e papà? No, non lo puoi fare. Posso fare quest'altro? No, non lo puoi fare. Posso andare in discoteca? No, la discoteca è un posto, tra virgolette, malsano, non ti ci troverai bene, non ci devi andare. Ecco che nel momento in cui si affermano tutti questi no, un no dietro l'altro, un no dopo l'altro, ecco che per l'appunto il figlio Giacomo crescerà con tantissimi no. Questi no ovviamente faranno sì, faranno in modo che Giacomo, nel momento in cui sarà più grandicello, più grande, farà come caspita vuole lui. Ma anche quando dicerai no, anche se è troppo, diciamo così, tra virgolette piccolo, quindi 16-17 anni, ecco che farà come caspita vuole lui. Perché? Punto interrogativo. Perché nascerà un senso di pura ribellione da parte di Giacomo, quindi da parte di questo figlio, nei confronti delle regole che per l'appunto i genitori hanno dato, gli hanno dato, gli hanno trasmesso. Sono regole queste che ovviamente non fanno bene, perché quando si riceve un no continuamente è chiaro che una persona, o meglio un essere umano, si mette nella condizione di, per l'appunto,
interrogarsi, ma cosa ho fatto, no? È chiaro invece, e lo ripeto nuovamente, che quel no segna di fatto un carattere ribelle che si andrà ad appalesare nei diversi comportamenti, nelle diverse sfumature che il ragazzino, o meglio il ragazzo chiamato Giacomo, andrà a, diciamo così, realizzare. E quindi nel momento in cui si troverà da solo non dirà più mamma, papà, posso fare questo, ma farà di testa sua, proprio perché il senso di pura ribellione sarà talmente elevato, non ne potrà più di aver ricevuto tutti quei no, che il ragazzo, il ragazzino, chiamatelo come caspita volete voi, di nome Giacomo, ecco che si metterà nella condizione di fare tutto ciò che vuole. Questo voler fare tutto ciò che vuole è dato dal fatto che ha ricevuto tutta una serie di impedimenti. Posso fare questo? No. Posso fare quest'altro? No. No, 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 no. E alla fine, chiaramente, il povero Giacomo, ma possiamo chiamarlo Dario, Giacomo, Filippo, Luciano, Simone, Leandro, Davide, Dario, Daniele, Luigi, eccetera, eccetera, esploderà quasi sicuramente. Il senso di ribellione sarà arrivato a un livello assoluto e non relativo, ed ecco che sarà diventato un ribelle. Bene, vi ringrazio per l'ascolto. Ovviamente, in caso di specie, chi ha ragione? Ovviamente, ha ragione, secondo me, Giacomo, il figlio, i figli. I genitori non possono sempre dire di no. Un'educazione giusta è un'educazione equilibrata, che dia sì, che dica sì ai figli, ma che non dica sempre di no. Non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro. Ci deve essere morbidezza, ci deve essere una certa, chiamiamola, elasticità mentale. I genitori non devono dire sempre di no, ma devono dire anche sì, fai questo, fai quell'altro. Bene, da Leandro Smerli di Roma è tutto. Iscrivetevi se vi va, commentate. Al prossimo video, un buon sabato a voi e un buon weekend.